Ragazzi, buonasera. Elion saluta. Abbassiamo il volume post prelude perché, ragazzi, secondo me sono queste host che possono, cioè, meritare protagonismo in una introduzione di live sempre rispetto a me. E che dire? Abbiamo la terza live di 4 di Final Fantasy XIV, perché la quarta sarà il matrimonio. Tutto secondo i piani, all according to Keikaku. Anche Fenrir è in diretta, molto presto la sentirete. Molto presto la sentirete. Ed entrerò in partita con quello che è un progetto simpatico. Giocheremo insieme a una cosa ancora nuova rispetto al passato. Quindi ogni live avrà una parte di gameplay diversa rispetto alla precedente, per farvi vedere la complementarietà più possibile completa. Complementarietà quanto più possibile completa. Mi schiaffeggio da solo. Di quello che è effettivamente la libertà e le opzioni di gioco in Final Fantasy XIV. Mi piace fare queste cose. Quindi, dunque, fatto quello, e anche con un pizzico di chicca all'inizio a riguardo, distribuiremo i biglietti del matrimonio che si andrà a fare sabato, che sarà la quarta live. Sono chicche, ragazzi, sono cose dolci, secondo me. E voglio anche provare a fare uno squad stream con Ferrer, che adesso rimetto in live. Ve lo passo in game e se vi presentate avrete il vostro invito per il matrimonio. Eccoci. Fenrir, sei online anche sulla mia diretta. Oh yes, ha funzionato l'invito di squadra? Sta andando? Allora, oh sì, in squadra con Fenrir My Loki. Ok. Funziona. Bello. Perfetto. Ok. Mi emoziona il fatto che vada tutto bene. Buonasera a tutti, ragazzi. Cronostempo mi chiede se devo cambiare sesso. A parte che qui stanno assumendo il mio genere, ma sono già cambiata sì, di sesso. Lo ha già fatto, è già una lady. Sì, direi che è abbastanza evidente. Ho cercato di renderlo il più evidente possibile nei limiti dell'editor. Vabbè, ma è una Rogadin, è un sacco figa come... Cioè, in realtà, allora, comunque è molto femminile il personaggio. Cioè, è un tipo. È un tipo di 2 metri, però è comunque un tipo, ecco, nei raid non passa inosservato, mi vedo, a differenza dello sbatinano che tank si perde. È apparso il dodo, ragazzi. Dove è apparso il dodo? Dove sei? Sono entrato in partita, sono a Mordona, uh-huh. E invito quindi tutti coloro i quali stanno in partita e vogliono partecipare un po' alla diretta di venire a Mordona. Un po' più calma. Perché, no, perché Mordone è zona livello 50-40, quindi magari c'è gente che ancora non l'ha sbloccato, quindi possiamo dare. Allora, gestiamo un po' i volumi di Discord. Vediamo un po'. Ascoltami un secondo, dove andiamo per dare gli inviti? Dobbiamo andare in una zona iniziale. Sì. Così da poter... Io direi New Gridania, che è pure verdeggiante. Certo, colorata, in questo modo possiamo, esatto, far sì che tutti, anche coloro che hanno un livello ancora basso e non hanno giustamente fatto lo skip, possano partecipare. Io sto giocando, esatto, per fare il min-maxing per preciso, infatti anche i moderatori mi stanno facendo notare che sei un po' bassa, ma io sono assolutamente in lavoro. Ci siamo. Dovremmo essere abbastanza ok anche con la lady. Ho abbassato la PS4, ho alzato la fanciulla. E intanto persone sono giunte. Allora, l'idea sì, è questa, ragazzi. Esatto. In realtà ho pensato una cosa, perché quando tu non eri online, c'è stata la Free Company che ha organizzato una cosa. Io non vorrei rovinargli la festa. Ora. Ah, sì? Se tu vai nella lista teleport... Sì, dimmi. Ok, e vai su All. Ti appare una scritta Free Company da qualche parte? Se vado su... Sì! Ok, vai lì. Ok. Vai. Andiamo. Ok, sto andando. Ero circondato di persone stupende, le rivedrò presto, sì, vabbè, spero. Rimarranno lì, non ti preoccupare, perché dovranno assistere a questa cosa. Dovrebbe esserci una sorpresa.
ecco. Puledo scrive: siamo tutti in bagno. Cosa avrà voluto dire? Lo scopriremo presto. Che succede? Vai, vai. Ed è anche partito l'hype train. ha ragione qui. Allora, vedo, sono in prima persona, c'è DD di Speku della nostra... Ma abbiamo la casa, quindi? Eh sì. Oh. Ok, c'è un mio clone, questa cosa è molto inquietante. No, sei tu Ferrir My Loki. Sì, no, c'è un mio clone là. Oh. Molto meno figo di me. Sì, esatto, ti hanno... hanno la Free Company, la Gilda, a tua insaputa, ha creato, ha acquistato il lotto, craftato la casetta. Incredibile. Esatto, esatto. Vi siete messi davvero, dopo quella notte in cui l'abbiamo creata, a costruire questo con tanto di... Ma che meraviglia, si può entrare? Certo che si può entrare, devi entrare. Ok, intanto alzo ancora un po'... La fanciulla. Ecco qua, Lara, ora sarai molto rumorosa. Fatemi sapere sempre, ragazzi. Ma no. Oh. Ragazzi, questo è un esempio pazzesco di quello che è effettivamente anche il gioco in sé. È una delle argomentazioni, tra l'altro, che ho esposto con Lara nel terzo video, che ancora non è uscito. Il concetto di potersi creare la propria dimora all'interno di quello che è un clan. Sembra che tu mi stia mostrando casa. Oh, il Gold Saucer! Con tanto di jukebox. Sentite, ragazzi! Ma comunque sono... Io la prima volta che entro. Cavolo, hanno fatto una roba... Oh, oh! No! Ah. Oddio. Aspetta, aspetta. Bahamut. Capisco, vabbè. Io... Entra, entra. Ah! Oh, oh mio Dio! Finalmente il mio harem. Sto negando. È troppo basso. L'acqua è troppo alta. Affoga. No, è meraviglioso. Il tuo harem comprende anche dei maschi, comunque, ti faccio notare. Beh, quelli tifano. Tifano. Ah, tifano. Sono anche in mutande. Tifano in mutande? No, ma è... Ma quanti giocatori di Final Fantasy... avranno mai vissuto una cosa del genere? Questa è una sorpresa molto, molto gradita. Attenzione, adesso vado in prima persona. Perfetto. Quindi il regalo è la demonetizzazione della diretta. Esatto. Sono entusiasta. Ma grazie, ragazzi. Sono persone vere, Crytek. Esatto. In quanto MMO, sono tutte persone vere che hanno preparato non soltanto l'edificio, ma hanno anche chiuso la porta finché appena la aprissi avessi lo shock in diretta. Cioè, questa è chiaramente la premessa di un porno. Una delle migliori, comunque. Sentendo quello che sta dicendo anche nella mia diretta, quindi però finta di... Me ne approfitto nel mentre vengo completamente circondato da gnagna. E non so. Di... Notare che c'è un Lalafell dentro un secchio. Mi metto a... Lalafell dentro un secchio. Voglio specchiare la chat perché avendo gli eventi a destra non mi piace quanto è poco leggibile. Quindi ci penso io e lo faccio molto celermente. Siamo gli unici due, ci sono, siamo gli unici due vestiti qua, io e Don Camillus, e stiamo giudicando. Beh, quindi, in pratica stiamo già anticipando quello che sarà la festa post-matrimonio, perché bisogna andare qua vestiti da sposi dopo. No, in realtà l'idea era andare a uccidere i mostri vestiti da sposi, però di solito il celibato si fa prima comunque, okay. del matrimonio. Sono, sono circondato da culi. Estremamente eterogenei nei generi, ok. Sì, c'è un Tomberry sott'acqua, sì, ci sono dei minion che stanno affogando in silenzio. Come me? Oh, no, fermi! Ok. Ok, Tanokami hai ragione. È stupendo. Tra l'altro c'è un Lalafell nero all'interno di un bucket, di un secchio. Secchio, sì. Esatto. Sta ballando, esatto. Stupendo. Sì. Con i capelli rosa.
Io però sto purtroppo inopinabilmente allegando. Sì, vabbè. Circondato da Jiggle Physics, ma annegando. Ecco, come adesso giustamente evidenzia il suo messaggio dicendo: ricordiamo a sbrecco che in guerra any goal is a goal. Guardate il mio dodo! Si sta godendo tranquillamente il bagno, senza annegare a differenza di altri minion, vuol dire che è più intelligente. Oh no! Grazie, Dodo, fermo! Dereda. No! Grazie Dereda per l'iscrizione. Insomma, abbiamo anche fatto il livello 5 dell'hype train, quasi. Incredibile. A me ultimo livello! Zero dell'hype train, sono tristissima, non fa nessuno hype train, stanno seguendo tutti la tua diretta, nessuno la mia. Quanti siamo? Ah, le anime connesse sono rimaste a destra, siamo quasi 500 persone. Tanto guardo un attimo la casa in giro. Come considerate? Grazie, che ragazzi. Questa casa è stata completamente creata, cioè tutto esatto. Quello che vedete sulle mensole, le stronzatine in giro, gli NPC. Tutto, bentornato. Tutto messo anche con tanto di minion di Eden nel personaggio qui. Esatto, no, infatti la casa è completamente, si potrebbe dire, handmade, player made, è fantastico. Esatto, tutte le cose al muro. No, vabbè, questo colpo di scena è magnifico. Sono messi là, hanno creato tutto con amore. Pensa quanto ti vogliono bene. Esatto. Quindi, in altre parole, i miei Pluto, beh, probabilmente anche Steiner riceveva sorprese del genere, solo che in solo che, senso? Che i suoi Pluto gli preparavano il bagno caldo e si presentavano in mutande dentro la assolutamente la vasca. Vabbè, ma è chiaro, è ovvio, così veniva, okay. poi li purgava, giustamente. Stupendo, meraviglioso. E qui possiamo dare i biglietti per caso? Ma è meglio che li facciamo uscire allora. Ovviamente qui è solo la gente della Free Company. Esatto. Poi andiamo in una zona dove possono andare tutti, tra virgolette. Quindi io direi di uscire fuori e farli mettere in fila. Visto che sono Pluto, saranno abituati, no? Allora. Quindi usciamo fuori. Vestitevi. Possibilmente vestitevi. E ci mettiamo, magari fate due file, vi dividete. E ci dividiamo, perché anche io ho gli inviti da distribuire. Quindi fate due file, decidete arbitrariamente chi va da una parte e chi dall'altra e così distribuiamo i biglietti, così iniziamo a darli. Esatto. Sé, ovviamente, mi che dicono che il Gold Saucer è costato una fortuna. Lo immagino tantissimo, lo so bene. Ovviamente vada a sé, questo lo dico anche a chi, agli altri giocatori che poi arriveranno, se vi abbiamo già dato il biglietto non mettetevi in fila, cioè nel momento in cui li distribuiamo per una questione di ordine facciamo prima, anche perché esatto. Non potete averne più di uno, quindi... Ok, fate due file. Allora, io sono qui. Dove stai andando? Stai qua? È per dare spazio alla fila. Vabbè, sì, ecco, fate le file. Ah, bravi, wow. Che meraviglia, sì, quindi... Sì, allora, Kim Frank Macres sta chiedendo anche nella mia chat, vale, è una domanda che vale per tutti, i server sono unici, quindi se giocate da PC è indifferente. È indifferente, sì. Esatto. Allora, guardate che meraviglia. Io, a questo punto... Non avendo mai dato nessun invito, provo a selezionare. Sì, è molto scomodo perché devi crearli di volta in volta, è un po' una rottura di palle. Ok, io quindi seleziono un personaggio, apro il mio inventario, vado nella pagina con la blank invitation e la uso. Sì, only acquaintances whose has an invitation will be allowed admittance to your bonding ceremony. Print, sì. Sì, allora, la biancheria intima che vedete è quella proprio di default, ma in realtà esistono dei vestiti da utilizzare per creare dell'intimo colorato, non crediate. La domanda è... Guarda che bravi che sono i tuoi Pluto. Sono meravigliosi. In realtà sono emozionato, sinceramente, è molto bello. Però la domanda è, se io ne uso un altro, posso usarlo o devo darlo uno sì, alla sì, volta? Sì, lo puoi utilizzare. Allora, sarà difficile il controller selezionare i giocatori. Allora, vediamo piano piano. Lasciatemi fare, ragazzi. Ne faccio un po' e poi comincio a darveli, altrimenti, poverini, la fila diventa... Facciamo una fila ottimizzata. Cavolo, aspetta. Ha fatto? Ah, si è spostato. Ok, gliel'ho data. Suona molto male questa affermazione. Questa è la parte meno emozionante della live, però. È la preparazione di un matrimonio, assolutamente realistica come cosa. Una gara rottura di palle. Non tutte le preparazioni dei matrimoni hanno dei dodo che corrono in giro o Eden che svolazza intorno. Quindi vediamo un po'. Adesso io, mentre faccio venire il mal di mare con la mia... inquadratura, vado a tolgo il menu perché mi ha deselezionato il tipo. Ok, seleziono trade, yeah,
così. E poi faccio trade. Dovrebbe funzionare. Oh, yeah. Come sono pro, sto facendo trade not complete. Does not... Ah, non hai abbastanza spazio nell'inventario? Il primo della fila e non hai avuto... No, sto parlando... Ok, mi raccomando, cazzialo, Allora, adesso aspetto qualche secondo. Sta facendo spazientire molto le persone in fila. C'è un gigante vestito da Tidus. Che cosa brutta. Ok, sicuramente avrà fatto qualcosa. Quindi vado a dargli l'invito. E tra l'altro la gente è contentissima che ci sta vedendo doppi in tempo reale tramite la squad. Sì, che poi in realtà la stanno vedendo praticamente quasi tutti te, quindi io probabilmente avrò tipo zero spettatori. Il prossimo. Perché lo spettatore vale solo per quello attivo dei due, però vabbè, mi sacrifico volentieri per il matrimonio. Che spettacolo questa cosa comunque, stiamo... Oh, mi ha dato delle verdure. Risotto al nero. Ecco. Proprio la serata in cui in casa ci siamo visti l'episodio di risotto contro doppio. Perfetto. Esatto. Ho sentito un risotto culo doppio, però penso che... No. La festa di prima ti ha un po' confuso. No! Questo ragazzo... A me nessuno ha dato niente. Questo ragazzo mi sta donando un oggetto che è... Non è un minion, è una manta di sabbia per permettermi di correre sulle dune. Funziona. Chi? Una manta della sabbia, una creatura. Ah, una mount, quindi. Non lo so, perché me ne date due, quindi forse no. Ah, no. Allora, intanto qui ho esaurito la fila, per cui se c'è qualcun altro che a cui serve l'invito si può rimettere in fila. Ce la farò, davanti eccolo. A me. Glielo do. Ok. Oh, che carino. Guardatelo che carino. Che sono belli là la felpa. Ok. Ora tocca. Perfetto. Oh. Succo di carota. Perché mi danno della colla? Vabbè, non importa. E magari è un rituale di qualche tipo. Allora, attenzione, Friendly Pixel, mi evidenzi il messaggio per dirmi che per colpa mia si sta perdendo Don Matteo 12. Ah! Attenzione, io vorrei fare presente, è il pensiero che conta. Sì, vabbè, mi hanno regalato della colla. Perfetto, la cosa... Se qualcuno serve l'invito si mette davanti a me e io lo do. Poi il mio dubbio è, credo che se finiscono possiamo tornare alla cattedrale, ce ne daranno ancora. Ma non possono finire. Certo che possono finire. Ovvio che possono finire, io ne ho... No, sono infiniti. No, io ne ho 26. Ah no, è vero, non lo sono. Sì, comunque... No, beh, allora... non è possibile, perché è proprio scritto che il massimo dei posti dentro la chiesa è 80. Che carini, che mi chiedono se sono ancora maschio, che siete graziosi. No, no. Ho anche una quarta, tra l'altro, però anche se alta 2 metri. Non si nota perché è gigantesca, però ha delle enormi tette questo personaggio. Okay. Giustamente la Civil War di Twitch, ovviamente Team Lara, ecco, bravi. C'è gente felicissima che festeggia. Con voci estremamente kawaii. Ma io penso che sarà uno dei matrimoni più fichi di tutti. Ma scherzi, anche se forse la differenza nelle nostre specie e altezze creerà poca confusione. Sì, penso che il filmato di noi due che ci sposiamo sarà abbastanza inquietante. Oh. Sì, i miei mugurini sono stupendi, guardate che carini che sono. Oh. Un cappuccino. 4 cappuccini. Sì, una tetta è grande come Sbeku, praticamente. Sì, no, adesso mi sa, guardatelo. Cioè, non mi arriva manco al ginocchio. No, al ginocchio mi arriva. Al ginocchio. Okay. Al ginocchio mi arriva, sì. Più o meno. Prende la scala. Oh! Basta, che siamo ancora in fascia protetta, non facciamo battutacce. Crafting material. Magari è prezioso. Ok. No, mi coccolano tutti. Lo senti il bardo che suona? Ma scherzi, certo che sì.
Ok. Non vogliono. No, qua già la gente si domanda degli atti sessuali. Ora state chiedendo troppo. È comunque un Final Fantasy, esiste la magia. Io sono un mago nero, quindi potrà succedere qualunque cosa. Che succede? Avevo riconosciuto la melodia del bardo. Se ci arrivo direi a sabato. No, per una questione di. Cioè, abbiamo ancora i biglietti, per cui io direi che dobbiamo andare comunque a darli a qualcun altro. Cioè, perché qua comunque è la zona Free Company. Chi non è nella Free Company magari non può venire qui. È più complicato trovarsi qua. Sì. Cioè, si può, non è una zona chiusa magica, però magari se andiamo in una città è più facile, no? Sì, no, ma è giusto per togliere. Ma perché mi dice. Aspetta, forse ho. Non lo so. No, c'è un ragazzo che non sta potendo ricevere. Ho sbagliato. L'invito, ci riprovo. Può essere che ha l'invito vecchio. Forse ne ha già uno e non se n'è accorto. Deve controllare se. Controlla se hai già un invito, ragazzone. Così che si possa. Giustamente dicono nella mia chat che è molto più greve della tua. Ed è un complimento, ragazzi. Mi dicono regola della L. Ovviamente. Chiaramente. Per ora, giustamente, dare gli inviti a chi è qui presente non toglie tempo a chi arriverà in una città. Però diciamolo, chi sta magari guardando la live, qual è il nostro obiettivo? Dove andiamo a dare i biglietti? Perché non è. No, aspetta, può essere che non è del server nostro. Non si può fare il matrimonio intra server. Io pensavo che almeno potevi partecipare. Facciamo un test allora. Glielo provo a ridare. Cavolo, sarebbe un peccato enorme. Io pensavo che magari non ti puoi sposare intra server, ma magari un matrimonio potevi partecipare. Vediamo. Niente. Niente. Sa... Cavolo, quindi non si può. No. Potrà vedere la live, però è un peccato. I matrimoni intra server sono contro natura, lo dice la Bibbia online. Ma no, ma questo è ok, però partecipare al matrimonio magari sì. Esatto. Cavolo. Allora, niente. Proviamo adesso che la fila è stata fatta a teletrasportarci in un luogo early game. Sì. Che in questo caso sarà Uldah. Io direi, magari New Gridania che è più verdina, okay. C'è più spazio, perché poi magari le città iniziali sono affollate. Esatto, quindi se c'è qualcuno che non ha avuto l'invito, che non fa ancora parte o non fa parte della Free Company, Sveku o meglio i Sabacus Pluto, eccetera eccetera eccetera, venga a New Gridania. Sì, comunque la mia chat è molto più bella della tua, ovviamente. Non puoi saperlo. Invece sì. Chi mi segue ha già vissuto Dream Dead in compagnia mia, quindi è una persona migliore. Niente, non si può. Se siedi un altro server, purtroppo non si può. Cavolo, no, questo non lo sapevo. Allora, che assurdo. Io vado sul ponte. Oh, come corre il Dodo? Fai passetti velocissimi. Mi metto sotto questo. Sopra questo ponte e sotto questo simil gazebo. Ora. Oddio, attenzione. Un sacco di gente che ti segue. Esatto, è fantastico. Sembra il pifferaio magico. Ma a questo punto, ora, a tutti coloro che stanno guardando la live e magari chi vorrebbe finalmente vedere un po' di botte, dovrà aspettare in base a quanto siete ordinati. Indi per cui, chi non ha un invito, istintivamente... chi ce l'ha, allora, si levi dall'area. Chi non ha un invito sotto il ponte. Chi non ha un invito sotto il ponte. Chi ce l'ha rimanga sopra. Ma chi non ha un invito vada sotto il ponte. È magnifico. Siete belli, belli, belli. Ok. Sotto il ponte, su. Siete. No, fermi. Solo se non lo avete. Sì, se non avete. No, se lo avete sotto il ponte. No, ho detto il contrario e anche tu prima hai detto il contrario. Mi raccomando, chi non ha un invito. Chi non ha l'invito sotto il ponte. Chi ce l'ha rimanga sopra. E guardi coloro i quali non sono ancora al suo livello da sotto. Adesso io scendo, non seguitemi, a dare a chi è sotto il ponte un invito. Chi riceve l'invito torni su. E vedere un umanoide di 1,60 m avere i vestiti di Gidan è una delle cose che entrano di diritto nel mio box. Things I can't unsee. Molto bene.
Esatto, spaccio di inviti sotto al ponte. Potete mettervi pure sotto davanti a me. Ok, uno è andato. Adesso è targhetto. Okay. Tanto è vero che purtroppo sono numerati, ma non preoccupatevi, non sarete mai 80, quindi siamo completamente liberi. Ok. Poi. Ok, mi raccomando, se avete l'invito, sul ponte. Esatto, una volta che lo avete preso, andate sul ponte e aspettate. Allora. Oh, il cappuccino. Che dicono i moderatori? Ok, tutto ok. Sì, Ferrer, per essere più sicura di quello sì. che potrei dire io, per quanto è molto semplice, sì. mi chiedono anche i moderatori, per conferma a tutti, come si può sì. entrare nella Free Company? Oddio, si può cercare, no? Sì, è che io non ho mai cercato una Free Company in realtà. Però sì, si dovrebbe poter cercare, non so come, però dovrebbe esserci, aspetta, adesso vediamo, mi coi completamente impreparata, perché un attimo solo... Non preoccuparti, stiamo facendo un processo del tutto... Non so da dove posso cercare, perché dovrebbe essere possibile dalla propria Grand Company andarla a cercare, non lo so. Ah, allora va bene, per ora ragazzi Google it, poi faccio un post e non c'è problema. Sì. Oh, ok, adesso ne creo un altro po'. Sta andando tutto molto più liscio di quanto pensavo che fosse sì, molto più sono noioso. Tutti bravissimi. Esatto. No, non ho fatto lista nozze, non abbiamo fatto lista nozze. Siete tutti benvenuti. Allora, no, bisogna chiedere al leader o a qualcuno che ha poteri per gillare. Non c'è una funzione di ricerca Free Company al momento. Ma come? Ma siamo sicuri? Non penso. Secondo me se va nella Grand Company... Non credo sia giusto Elshake, perché company. Quando io ho creato la Free Company ho ricevuto molte richieste. Io sono abbastanza convinta che se vai nella base della Grand Company e parli con un NPC ti fa cercare le Free Company disponibili. Sono abbastanza convinta di questa cosa. Il fatto che io questa parte del gioco la feci secoli fa, quindi veramente non me lo ricordo. Ma non è mai stato tuo interesse proprio fare Free Company, allora. Si può cliccare con il tasto destro, o con il controller sarà altro, su un personaggio che è già in una Free Company e chiedere la richiesta. E dare la richiesta, ok. Vabbè, ok. Questo è già qualcosa. Quanti biglietti sono rimasti? A me tanti. Ok. Ma sono finiti. 25. Per ora abbiamo dato il biglietto a tutti i presenti. Sì. Io direi a questo punto se tutti sono abbastanza soddisfatti per adesso, magari facciamo il famoso labirinto. Il contenuto. Esatto. Allora, abbiamo soddisfatto dopo il bagno insieme tutti qui presenti, che sono perfettamente... In ogni maniera possibile. Esatto. A loro agio dopo l'esperienza. Sono pronti, tra l'altro, a venire, spero vestiti, al nostro matrimonio. Signore, visto quello che abbiamo fatto nelle precedenti live, questa terza faremo una cosa unica di cui io sono tra l'altro completamente blind, ma perlomeno finalmente non più il piccolo Lalafell dinanzi ai contenuti di Realm Reborn dell'inizio. Che si può fare? Proviamo, è un raid di alleanza. Esatto. mi chiedono allora te che Bashiroth scrive: guarda, io ti dico la mia esperienza, ho provato in tutti i modi a cercarla tramite qualche motore ma nulla. Okay. Una volta che trovai un membro della gilda in giro completamente a caso, gli chiesi di reclutarmi. Ripeto, non potrei aver detto una cavolata, però per logica mi viene a pensare che tu la Free Company la puoi cercare senza nessuno ti inviti, però strano. D'accordo. Mentre mi chiedono: è possibile entrare nel gruppo Facebook della company anche se sei su un altro server? Sarebbe un piacere poter comunque supportare, aiutare con consigli e conoscenze del gioco per altri giocatori. Va bene? Perché magari la gente non lo sa, è stato creato un gruppo Facebook dei Sabacus Pluto. L'unica necessità per entrare è comunque giocare a Final Fantasy XIV, cioè non entrate se non giocate. Poi magari se siete di un altro server, ma volendo volete essere attivi, perché comunque si possono fare parti intra server, quindi si potrà comunque giocare assieme, basta che si è nel data center light, ok? Va bene, cioè l'importante è che non entra gente a cui non frega niente del gioco, perché sennò si fa solo confusione, tutto qua. Però magari poi decidi tu. Sì. Però penso che vada bene, no? Certo. Okay. Quindi,
Non ho ricevuto altre richieste, quindi per cui penso che tutti abbiano il loro invito. Ora proviamo. Vai, vai. Per prima cosa, quello che farò sarà invitare dalla friend list la lady. Social, non player search. Friend list. Gente confusa che vede tutta questa gente in giro. Sì, ho dato una veloce, breve, sagace spiegazione. Allora, quindi Party Finder. Andiamo in Recruit Members. In Raids. Alliance. Alliance. C'è un tipo che si chiama Sono Io e poi il nome ha il tag Sbeku al lato, quindi c'è scritto Sono Io Sbeku. Ok, dovremmo essere abbastanza carichi. Tutte le opzioni delle precedenti live dovrebbero essere rimaste, quindi Recruit. Ok, sono anche apparsi degli HOD estremamente invadenti in faccia. Però in teoria dovrebbe essere possibile riempire anche gli altri gruppi. Quindi, oh yeah! Fico! Tra l'altro, ragazzi, l'HOD è completamente personalizzabile ed è una cosa magnifica. Immagino che tu abbia fatto una mezza porcata e se tu sei ancora... No, diciamo che questi due schermi del party alleanza non l'ho mai avuto, quindi non l'ho mai spostato. Di standard è così, ma è abbastanza sporco. Si può rimpicciolire sicuramente, mettere sotto l'altro party. Una cosa logica sarebbe prenderli, rimpicciolirli, e si può fare. Si possono spostare, rimpicciolire, girare. Puoi fare come se fosse Photoshop o comunque GIMP, Paint. No, Paint è un po' brutto. Mi hanno dato della cioccolata. Eh sì, è crossplay, è assolutamente crossplay. Mi hanno dato la cioccolata calda. Oh... Allora, è che io potrei anche provare a farlo, no, andrebbe a coprire la chat, però potrei, mi piacerebbe provare a, è incredibile quanto si sta riempendo il gruppo, anche perché comunque questo è un dungeon che va sbloccato. Sì, mi chiedono infatti quale facciamo, siccome Sbeku è un nabbo, faremo il primo in assoluto, il Labyrinth of the Ancients, non ne ha altri disponibili, mi dispiace ragazzi, però... Potrebbe essere un'occasione preziosa perché, se non sbaglio, è esattamente il raid, l'Alliance Raid, in cui puoi droppare l'armatura del Guerriero della Luce. Quindi c'è esatto. Anche la possibilità che lo Sbeku, sculatissimo in quanto tank, si becca pure l'armatura del Guerriero della Luce. Pensate un po'. Sto cercando di modificare l'HUD in diretta, ma non ricordo più il comando. Forse farai può andare... delle cose terribili mentre parti. Manca solo un healer. Non ci siamo. È più alto Sbeku o la melanzana? Beh, dipende da chi è la melanzana. Alliance list. Ok. Mamma mia, quanta gente. Ok, 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 ci sto riuscendo. E come faccio a diminuirne le dimensioni? Non so come. C'è qualche combinazione di tasti sicuro. Per ora allora facciamo così. Anche perché per spostare la mia Oath Gouge, lo avevo già rimpicciolito. Facciamo così, li mettiamo qui. Il matrimonio sarà sabato. Sabato alle 22, ma la live comincerà come sempre alle 21.30. Sì, sì, certo, sabato alle 22, esatto. Ah, change element size. Ah, tra l'altro dovrei anche minimamente dirti come funzionano i combattimenti per il poco che mi ricordo, perché se no, esatto, mi dicono un bel wipe da Flageton, sì. Probabilmente. Ma il gioco di questi contenuti, dopo che ho già mostrato come si guardano i tutorial, che è lecito e non solo, anche consigliato e rispettoso farlo, il resto è tu che mi fai da coach, quindi enjoy yourself. Allora, ok, oh, che cosa carina, perfetto. Dai, che manca un healer. Okay, yay! Vai. Era difficile riempire un party come questo. Allora, sì, 24 persone. Eh? 24 persone in così poco. Vediamo un po', vado su. E sono soltanto quelli che sono minimo al 50, ovviamente. Cavolo, sì. Se... Ok. Commence. Adesso vediamo come va.
Comments. Chissà quante persone hanno mai fatto un raid da 24 tutti insieme conoscendosi. Senza, tra l'altro, aspettare 45 minuti. Io mi auguro che la gente qui più o meno sappia cosa deve fare. Va bene, che ovviamente c'è gente che sta andando, ovviamente grazie a chi tu. Grazie a chi ha partecipato solo per prendere l'invito. Io non la salto la cazzo, ragazzi. Ah, siamo in parte insieme, ok. Come cammina Praudo. Labyrinth of the Ancients. Chi sta guardando la mia diretta non vedrà il filmato perché io l'ho già fatto e ho messo l'impostazione tale che se io ho già visto un filmato ovviamente non me lo fai vedere. È più che giusto. Ok, io alzo un po' il volume. Tanto non è, in realtà più che un filmato è una presentazione del dungeon. Sì, sì, sì. Peccato okay. Non poter utilizzare le mie belle skill, ma via. Buona morte. Ma che belli che sono comunque i dungeon. Beh, tu segui... io sono un adesso tank, qui quindi... Adesso qui si deve... Cioè, è un trivio, quindi si decide... Vabbè, di solito si comincia da sinistra. Infatti che davanti bisogna, è chiuso. Bisogna arrivare alla fine tutte e tre le volte e poi si sblocca la, diciamo, la zona finale. Oddio, ma è qua che c'è il behemoth? Vabbè, qua finirà una, veramente un bagno di sangue. Aspettate che però forse riesco a... Non importa, mi dispiace per la chat un po' sporca, ma potevo abbassarmi un po', ma in diretta adesso durante un dungeon. Dove il primo boss non riuscite sulle tre piattaforme separate, aspettate tutti prima di entrare, altrimenti chi rimane fuori viene trasportato sulla prima piattaforma e la loro parte rimane senza alcuni membri, ok. Vabbè, qui la strategia è menare comunque, fondamentalmente. D'accordo. Oh, arrivo! Che fate? Vabbè, qui io ho tipo due skill, quindi probabilmente non riuscirò a colpire niente. Attenzione. Che non posso fare neanche io, Io sto cercando di prendere tutti, ma... Ah, devi stare sulle piattaforme rialzate, perché ogni tot si riempie okay. di acido, credo. Allora... Una cosa che ti fa... Una cosa che ti fa male. Io aggro tutto il possibile. Wow! E il dad per l'iscrizione. Che figata, ma sei brutti che sono, cioè nel senso buono. si chiama pure Valefor. Vabbè, qui più o meno è la stessa cosa, cioè si va avanti, come vedi cambia la forma della piattaforma, carino. Bisogna menare le cose. Ok, bisogna aggrare tutto. Esatto. Io qua purtroppo all'alto del mio 50° livello ho poco da fare, perché credo proprio che gli oeffi non funzionino, posso provare, ma sono abbastanza... A me? Cioè, nel senso, intendi che non sono efficaci? No, almeno le magie, perché cioè se no lo scoppi il gioco, se ci fossero tutti i maghi a fare comunque a fare AOE di danno. Certo. Penso che beh, sono comunque trash mobs questi, cioè si può essere un po' in pericolo, sì. Ma io stesso gli faccio un danno importante. Sì, vabbè, siamo tutti ottimizzati. Poi per carità, io sono tutto meno che efficiente come giocatore qui. Ah, ho usato sprint. È pro gamer sprint, move. Attenzione. Dira. Importante questo proteggere contenuto, tutti. Ci tengo a dirlo che comunque è l'inizio, è tipo il primo Alliance Raid del gioco, quindi vabbè, sì, è entry level. Esatto, io vi invito a provare quelli di Rabanastre, poi vediamo se è facile. Cioè, ecco, Rabanastre è un incubo di veramente, vabbè. Lo so io quanto ci ho messo. Rabanastre di Final Fantasy XII. Sì, sì, esatto. Che bello stare insieme. Al primo boss porta in fondo all'arena, lontano dal centro, e tutti devono uccidere gli scheletri quando spawnano. Ok. Facendo quello che devi fare. Sì, wow. Perché adesso c'è un drago, non mi ricordo come si chiama. È bellissimo vedere i giocatori sulla mappa. A un certo punto, questo vedi il drago? Sì. Ecco, un po' grasso. Questo va, non so chi lo farà, comunque va portato in fondo. Ok. Proprio in fondo. Verrà deve essere sconfitto tre volte. Ogni volta che muore evoca degli scheletri. Vabbè, comunque in realtà questo livello non credo che ci uccide comunque. Se portato in fondo, così c'è più spazio per sconfiggere. Ecco, bisogna sconfiggere i minion. Ok. Uccide qualcuno che mena lo scheletro, ecco, picchiate gli scheletri. Oh, finalmente si mena un po'.
perché quando gli scheletri muoiono, in realtà vanno sconfitti lontano dal drago, perché poi respawnano nel punto in cui li hai sconfitti. Adesso si rialzeranno, vedete? Si rialzano e vanno distrutti. E si rialza anche il drago, immagino. Però quando arrivano, ci sono queste ondate di danno, però comunque sono abbastanza gestibili. Soprattutto se i healer lo sanno e giocano d'anticipo. Che fa? Cioè, questa cosa, se sei col livello massimo di equipaggiamento, difficilmente ti butta giù. Chiaro. Okay, noi dobbiamo ancora prendere quell'ovvio vantaggio. Sì, qui se sei mago col cast ti senti completamente inutile. Perché il tempo che io casto qualcosa già è morto tutto, quindi vabbè. Per crederci. Ma questo è la spada di Gazzo. Ah no, quasi. Buonasera a chi sta arrivando adesso. Che cosa Weeb ho detto. Ok, adesso riappare per la. Cioè si rialza per la terza volta, questa è l'ultima. Ok, qua ci sono dei minion, ma sinceramente penso si possano proprio ignorare. Adesso ho capito perché c'erano così tanti curatori nel party, cioè devi stare dietro a tante cose. Ok, perfetto. Quindi questa è una delle fini. Abbiamo sbloccato uno dei sigilli della parte principale del dungeon. Esattamente. A questo punto selezioni lo shortcut e torni automaticamente all'inizio del dungeon e quindi si fa l'altra strada. Ok. Beh, hanno deciso di andare a destra, si va a destra. Ah no, si è sbloccato a destra per forza. Cioè no, ok, non puoi scegliere dove andare. Corri. No, perché non ci sono i minion? Non è un drop per raid. Da mo' che è stata sbloccata sta cosa. Il drop singolo per settimana è solo nei raid attuali. Sono abbastanza sicura che questa cosa non ci sia proprio adesso. Se c'è gente in chat che si chiede giustamente, ma come fate a giocare? Non ci capisco nulla. Infatti, non è un caso che abbiamo fatto e ho fatto un percorso per parlarne. Non attivate, non attaccate niente. Vai, Aspettate prima ad attaccare. Supporeia. Aspettate che siano tutti pronti. Non correte, fate i bravi. Una raid? Vabbè, Atomos! Sì, esatto. Allora sarà che forse non ho mai droppato niente, non ho mai percepito questa cosa che era una raid. Io sapevo che era soltanto per quelli nuovi. Vabbè, comunque può essere. Allora qui bisogna stare un paio di persone sulla piattaforma, perché altrimenti l'Atomos è invulnerabile. Che spettacolo. Se selezionare il nemico sarà, vabbè. Beh, qui praticamente non... Io seguo il flow, ma vedo che la gente è così capace che mi fa capire senza dire nulla cosa fare. Ma dove sono gli altri membri del nostro party? Non dovremmo essere 8. Dove sono io? Dove sei andato? Io? Ah, sei davanti? Ok, no, sei davanti a me, ok. Ma se io scendo, no? Si disattiva. Sì, è diventato invulnerabile. Peccato che non puoi castare le tue bombe a distanza. No, non penso che non ci arrivo. Sono troppo a distanza. Ah, si è spento. Ok. Wow! Figo. Questa è piuttosto. No, Atomos! Come no, Atomos? lo adoro, è di una bellezza. Ammazza in tempo sincretico. Sì, giustamente, comunque bene o male si finisce tutti insieme. Ho citato un glitch. Chi è che non ha scelto il loot? C'è ancora io. Nessuno ha preso. Perché? Non ho parole. Ok, adesso verranno selezionati dei giocatori. E soltanto quei giocatori potranno colpire il boss. Sono io! Esatto. Sono stato scelto! Noi possiamo fare danno al boss.
Gli altri non possono colpirlo, ma dovranno difendere le dai Mew, fondamentalmente. Perché siamo invisibili? Perché siamo allineati con... Beh, si chiama Thanatos. Sì, eh. Quindi siamo tipo fantasmi e solo noi possiamo colpire, capito? Qualcuno prende i minion, please. Eliminateli. Ok, adesso dovrebbe cambiare l'allineamento. Giusto, adesso non dovrei... No. No, siamo, sono ancora io. Ancora possiamo danneggiare. No, ora non più. Ah sì, boh. Sì, sì. È già morto. Ah. E vabbè. Succede anche questo. Di solito dura molto di più. Vabbè. Niente, lo sbeco è sfigato, non sta uscendo. Non sta uscendo nulla del Warrior. Infatti. Però vabbè, mi sarebbe utile perché sono di livello basso, no? Kendrick, le... No, che cosa... Sono solo Glamour. Kendrick, le nozze saranno sabato. Noi oggi abbiamo dato solo i biglietti. Non sono oggi. Questa era solo la live, diciamo, di condivisione, perché magari... Esatto. Così la gente entra solo per il matrimonio sabato. C'è gente magari che non ha i pantaloni, comunque. Mm. Cosa? Così. Che senso? Vabbè, che sono in costume da bagno. Sì. Vabbè. Per metà, però. Ah, certo, si usa per glamour in questi casi, Tosce. Esatto. Ovviamente io saluto tutti quelli che stanno andando. Mi dispiace se... Cavolo. Mi dispiace se non posso seguire tanto la chat, però ovviamente devo dar conto a Sbeku e guardare un minimo quello che succede a anche schermo. Anche perché essendo un tank... Stavo parlando di me, che c'entri tu? Appunto, se non sei dietro qui, me... Qui come vedi... Vabbè, qui come vedi i nemici sono sempre divisi più o meno in tre. Sì. Quindi, vabbè, noi andiamo sempre sulla A. Tu devi menare il diavoletto a sinistra, quello A. No. E nel momento in cui... La gente che va sulla lava... C'è il Pyros bellissimo laggiù. Stanno facendo le emote splash nella lava, io non ho parole. Vabbè, cose che puoi fare soltanto quando sei oltre un certo livello... che ha l'equipaggiamento decente. Ah, è vero? La gambomba è invulnerabile fino a quando non sconfigge, ovviamente. Ok, bisogna tenere lontani i diavoli dal Pyros. Ci sono. No, devi ucciderli più che altro. Okay. E poi vabbè, ci saranno dei minion che appariranno che vanno sconfitti ASAP. Oh! Ovviamente. Carica! Dagli le spalle, dico io! Ah, l'autocura maggiore del danno della lava. Non lo sapevo. Oh no, c'è un Pyros qui. Ah, si è spento. Si è spento. Perché è stato ucciso. No, 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 no. Parlo del diavolo, del diavoletto. Oh, che bella! Ma che dettagli! Incredibile, non me l'aspettavo. Piacevoles, eh. Poverini, sono così carini. Mm. Ok. Oh. Non è andato. Ah, siamo stati i primi a finire, attenzione. Vabbè. All'aiuto, all'aiuto. Ok. E adesso si mena la bomba. Oh sì. Vedo cose piccoline colorate menare cose grandicelle colorate. Sì, è più o meno, diciamo che possiamo riassumere così. No, allora, qui, ovviamente questo gioco sembra molto caotico per chi non è innanzitutto abituato agli MMORPG e in secondo luogo per chi non conosce l'HOD e che quindi resta giustamente estremamente confuso. Però vi assicuro che al momento in cui sapete cosa guardare, tutto quello che vedete, tutte le informazioni a schermo non le... Ah, adesso si ride. Quando il behemoth si mette su due zampe, devi Meteo nasconderti dietro i sassi. Perché ehi, altrimenti muori. Mi ricorda okay qualcosa. Mm, quali sassi? Quelli che poi cadranno nella... Ah, ma è letteralmente il behemoth in Monster Hunter. Sì, un po' meno bastardo. Vabbè, grazie, è ovvio. Il tank parte prima perché è coraggioso! Ma scusa, sbaglio questo... È sotto steroidi.
solo... È pompatissimo! Ma no! Non ho mai visto un Behemoth così pompato! Ma no, è in forma! Eccolo! Tutti dietro! Vabbè, poverino qua! Oh no, Icebreaker! Ok. Guardalo, come picchiano pure gli Iron Giant. Guardalo, guardalo. Arrogante. Sta Iron Giant. Oh. Riuscirà il Behemoth a finire il cast? Addirittura. Ovviamente no. No, ma come? Pensavo che fosse un combattimento lunghissimo. No, no, noi qua siamo massimizzati, super pro e niente. Sveku non ha fortuna. Oh. Oh. Ok. Vabbè, ovviamente chi sta seguendo la mia diretta non vedrà filmati niente. Credo ci siano dei filmati. Ok, quando il nostro caro Phlegeton inizierà a castare la sua bella magia, bisognerà andare indietro e attivare il super muro magico strafigo premendo i bottoni. Vedi dove è tutto il party? Dove sei? A vedere il video. Ok, comunque, quando vedrai la gente, no? Sì. È su un bel bottone, bisogna andare sul bottone perché altrimenti muori. Ok. Qualcuno vuole vedere il filmato? Ah, è finito adesso, sto teletrasportandomi e correndo verso il centro. Sì, sì, vedo no. il nano che corre. A sinistra! Sono sotto caricamento. Ecco, è finito il caricamento. Ci sono. Wow. Sì, wow. Ovviamente le cose colorate per terra sono brutte. Beh, sì. Ah, mi hanno colpito e l'ho afferrato! Salvatemi! Poveretto lui. Eccolo. Tutti sul bottone. Chi muore? Niente. Succede oh. Sempre. Almeno una volta. Almeno uno muore sempre. Grazie, Tsuharu. Per una volta non sono io. È un piacere. Grazie del dono. Mi piacerebbe scoprire chi sia questa entità. Va a occuparla di lore mentre la sua ragazza viene intrappolata. Era più. Esatto, da una mano cattiva. Da un'enorme mano. Tutti indietro, non ci si arriva. Via. Uccidetelo! Fateglielo fare! E niente, e altri due sono andati. Iron Claws. Io penso come si deve sentire lui a stare chiuso dentro. Cioè, che sfigato, poveretto. Cioè, pure dentro la gabbia. E cadrà. Boom. Ah, mi ha dato. You call that cara. A labyrinth? Vabbè, sì, non è molto labirinto, effettivamente. Crown of Light. Sarebbe Acheron di Final Fantasy 3. Ma è contestualizzato. Coroncina, esatto. E niente, vabbè, è stato super easy, ovviamente, perché siamo troppo potenti. Sto rubando tutti i drop. Ho rubato tutto. Ah, ti sei perso pure la coroncina. Eh sì, è l'unica cosa da guerriero che ho trovato. Bravo. E via. È stato stupendo. Vergogna.
giocare così insieme a così tante persone non l'avevo mai fatto in Final Fantasy 14. Non si può fare in realtà quasi mai, ma perché Zapaku non ce l'ha. Se non l'avremmo mai fatto, purtroppo abbiamo fatto l'unico che avevamo disponibile, se no non avremmo mai fatto. Infatti, poi questo. In caso, visto che comunque il mio progetto, le live che voglio fare vanno a finire con la prossima, quindi si chiude lì il piano. Però poi come videogiocatore esisto, quindi con molta calma, se lei continua a fare delle live, ad alcune potrei mente. Partecipare. Mente tutto, tantissimo. No, alcune può no, significare no, tutto. No, allora sì, no, allora l'idea comunque è... Che succede? Niente, volevo salire in moto con un tizio a caso perché è troppo Chad. Ma dove sei? Sono uscito dal dungeon, sono in cima alle scale. Ah, perché tu... A parte che ti sento malissimo, però penso che sia un problema della chiamata. Sì, certo. Adesso abbiamo inviti. Ah, no, non ce l'ho, aspetta un secondo. C'è gente che vuole l'invito. No, stavo dicendo che comunque al di là della fine... Spera, ce la faccio, ok? Appena finiremo le live con Sveku, comunque poi non è che si molla tutto. Ma specialmente, specialmente tu che tra l'altro sarai co-leader, no? Esatto. E io andrò troveremo qualcuno che possa prendere il ruolo. Tu avrai gli stessi poteri. Se non oltre. Sì. E da lì tu continuerai a fare dirette, visto che tra l'altro non hai esattamente un PG nato dal nulla. Okay. No, esatto. Quindi comunque per chi vorrà magari farmare... Aspetta, ma tu mi hai... Cosa? Tu mi hai fatto un regalo. Io ti ho fatto un regalo? Eccolo, ragazzi. Dove sei? Io non ti vedo. Perché no, sei no. apparso da un'altra parte. Lo so, ma perché io ho la quest attiva, quindi probabilmente... Ma non ti preoccupare, la gente sa cosa sta guardando. Sentite sì, questa ti musica. Sento male, cioè la tua chiamata è brutta. Non so chissà che è successo. Ragazzi, osservate in silenzio. No, non c'è più la musica epica. Eccola, è partita. Ah! si attiva quando corro. Se mi dici dove sei, se mi dai la posizione, che sicuramente sarai a Mordona, però... Io ora sono ancora in mezzo alle lande cristallizzate dove il signorotto mi ha dato l'entrata, perché devo dirgli che ho vinto. Ah, ok, lui è ancora là. Vabbè, allora, che non possiamo andare a Mordona perché c'è gente che non può. Comunque, chi ha bisogno dell'invito, mi selezioni il personaggio con trade e glielo do. Ozma è una mount! Sì, Ozma è una mount. Però io ti sento malissimo. Che strano che tu mi senta ora male. Più, ogni tanto fai la chiamata. Allora, chi serve? Allora, adesso, esatto, passiamo alla fase finale. Ah, c'è... Ma c'è una... Lara, c'è una mount Molboro e il tizio è svenuto tipo sopra la... Sì, lo purtroppo lo so e purtroppo non ce l'ho. Ah, ma è proprio Molboro brutto. Non ha gli occhi... Allora, brutto nel senso buono, ma non ha gli occhi comunque sui tentacoli. Ora comincia la parte... Ma ci sono delle mount incredibili! Ma c'è anche il Gold Saucer come mount! Esatto. Sì, non so come si fa a invitare un giocatore a entrare nella Free Company. Fammi vedere un po'. Esatto, invite to company. Okay. Allora, ragazzi, ora comincia la parte finale della diretta, che non ha più vero contenuto figo, ma prima di salutarci, per chiunque sia arrivato anche in ritardo, andiamo. Le mount Ozma e Molboro sono le più difficili da ottenere di tutto il gioco... Addirittura? Wow. Penso che alcune siano belle toste, sì. Comunque sono veramente bellissime. Sì, se allora, adesso io vorrei raggiungerti. Allora, sì, andiamo di nuovo a New Gridania. Esatto, perché è meglio che magari c'è gente che non può andarci. Ma infatti, ma ci mancherebbe altro. Al cristallone, al cristallone, vai, al cristallone. Tu non hai per sbaglio tipo sbloccato l'altro ride, vero no? Figuriamo. No, non mi ha sbloccato nulla, magari ha iniziato la quest, ma... Mi dispiace per chi lo sente male, purtroppo è colpa del sabotatore e quindi la nostra live è rovinata per colpa sua, sappiatelo. Esattamente. Mi dispiace.
Non credo che le compagnie abbiano slot limitati. È impossibile che siano... No, è implausibile che siano infiniti, però... No, sì, infiniti non penso, però non credo nemmeno che ci sia il rischio che diventino... Non 512, so. Credo, dice un ragazzo. Ok. Ripeto, lo ribadisco, se qualcuno sta giocando ha bisogno di un invito, me lo dica, mi selezioni, faccia trade e glielo do. E lo stesso vale per Phalanx, ragazzi. Guardatelo, il nanetto. Esatto. Guardate quanti sono, fantastico. Secondo me sarà un matrimonio fichissimo. Esatto, sì. Quindi io mi metto preparata il vestito. Io mi metto temporaneamente sotto il ponte, se qualcuno non ha un biglietto. E intanto vi guardo dal basso. Cosa devi guardare? Tu mi guardi sempre dal basso. Qualche cosa da utilizzare. La gente mi tira i soldi. No, roba da sparare. Le ho vendute tutte perché sono una persona triste. Avevo droppato fuochi d'artificio. Li ho usati tutti. Ah no, ce li ho. Sono stupende. Vuoi un biglietto? Fai arrivare gli occhi. Oh. è dolce. Oh! Oh! È tutto dolcissimo e bellissimo. Ok, dai, io esco dal party. Guardali, guardali, guardali quanti sono. Sembra un bimbo che fa il bagno con la mamma di... Con la MILF. Come, scusa? Ragazzi, siete stati meravigliosi. Ah, sì, 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 ovviamente... Falk giustamente fa notare nella chat che durante il matrimonio i maghi, cioè è possibile castare roba, quindi ci sarà Oli e Aoe a manetta, la magia Oli ovviamente, penso che ci sarà una cacofonia di suoni. Io ho assistito solo a un matrimonio ed è stato difficile per le mie orecchie. Quindi abbiamo fatto tutto. Cosa, ovviamente chi parteciperà al matrimonio riceverà un minion, tra l'altro, quindi siate numerosi anche per questo, perché appunto ci sarà il regalino per chi partecipa. Esatto. Il dodo. Questa meraviglia dal ponte, ragazzi, è un modo splendido per salutarci. È stata una live molto pulita, molto ordinata e siete stati magici tutti. Non come l'audio che sento della tua chiamata, quindi... Che per fortuna è stato solo alla fine. Quindi... Esatto. Enkidu verde la gallina. Ah, che meraviglia. Chi si sposa, chiedo. Chi si sposa is the new Sabakuro che ha giocato Bloodborne. Vabbè. Bellissimo. Ci sposiamo io e lui, però nel gioco, non vita. Ragazzi, alla prossima, grazie della serata. Va bene, ragazzi, saluto anche io. È stata una live, diciamo, di gruppo. Sì, vedremo in futuro se riusciamo a organizzare qualcosa, sperando che l'audio funzioni meglio. Rimango ancora un attimo, gli ultimi 10 minuti online. Chiudo la live ma resto ancora online, per cui se qualcuno vuole un invito mi può raggiungere e io lo passo, dopodiché chiudo, però grazie a tutti quelli che hanno partecipato, siete stati tantissimi. Quindi, signori, ci vediamo sabato per il matrimonio. Ciao. Grazie.